Il poema epico cavalleresco a Firenze e Ferrara, quindi Pulci e Boiardo. Il poema cavalleresco nasce nella seconda metà del 400, ma già nella seconda metà del 300, soprattutto in Toscana, la materia cavalleresca proveniente dal ciclo carolingio e dal ciclo bretone o arturiano viene rielaborata in chiave popolare. È recitata nella forma dei cantari, che sono delle narrazioni in versi basate sull'ottava, accompagnate dalla musica e anche da scenografie rudimentali ma accattivanti. Nella combinazione tra storie carolingie, che erano basate sulle imprese collettive, e quelle bretoni arturiane, basate invece sulla sorte di un singolo cavaliere che andava alla ricerca, alla quête, alla ricerca di una donna, quindi spinti dall'amore o anche, ecco, per esempio, del Sacro Graal, i cantori si rivolgevano ad un pubblico semplice, per cui questo determina il superamento della motivazione etica che si trova alla base del ciclo carolingio delle origini. I paladini, i cavalieri, si trasformano in personaggi molto più umani, toccati dalle passioni, prima tra tutte l'amore, e attori di vicende tutt'altro che eroiche. Ed è per questo che i giullari trasformavano le storie degli eroi in chiave ironica, narravano in maniera elementare e ripetitiva e dovevano avvincere un pubblico non colto. In età umanistica, invece, presso le corti signorili, una nuova generazione di poeti colti va a rinnovare questa materia e la rende più adatta ad un pubblico più colto e più sofisticato. Questo avviene soprattutto alla corte medicea di Firenze, quindi col Morgante di Pulci, che è una parodia del mondo cavalleresco, e a quella degli Este a Ferrara, con l'Orlando innamorato di Boiardo, in cui la corte signorile si rispecchiava nei valori medievali cavallereschi. Luigi Pulci nasce nel 1432 a Firenze da una famiglia di nobili decaduti. Viene introdotto dalla madre di Lorenzo il Magnifico alla corte dei Medici e diviene amico del giovane Lorenzo, con cui condivide anche lo spirito giocoso delle sue prime opere poetiche, come per esempio la Bega di Nicomano, che è una risposta scherzosa alla Legge di Barberino. Tra il 73 e il 74 sposa Lucrezia degli Albizzi e nello stesso periodo cambia il clima della corte medicea perché entrano in essa i filosofi platonici dell'Accademia, con i quali Pulci entra in conflitto, soprattutto con Ficino, sulla mortalità, l'immortalità dell'anima. Ammalatosi durante un viaggio, muore a Padova nel 1484 e viene sepolto in terra sconsacrata perché è accusato di magia. Il suo poema, Il Morgante, è un poema in ottave, composto da 28 cantari, formato dall'accostamento, dall'unione di due cantari, uno di 23 e uno di 5, scritti in momenti diversi e poi collegati fra di loro. Il primo, di 23 cantari era molto più grottesco e comico, il secondo più serio. L'argomento è tratto appunto dal ciclo carolingio e narra le avventure e gli amori di Orlando e Rinaldo, ma con un elemento comico, appunto le vicende di questo ingenuo gigante Morgante che ebbe talmente tanto successo che lo stesso Pulci decise di chiamare, di intitolare Morgante la sua opera, che si accompagnava ad un mezzo gigante Marguerite, un furfante. Il poema, tra le varie vicissitudini, termina poi con la morte di Orlando, sopraffatto dai saraceni. Gli episodi sono collegati l'uno all'altro in maniera casuale, quasi come se non ci fossero legami fra di loro. Le figure dei personaggi sono irrazionali, quasi come se Pulci volesse contrapporre agli ideali razionali ed armonici dell'umanesimo un mondo alla rovescia, fatto di satira e di materialità. I paladini quindi perdono la loro eroica dignità, degradandosi e diventano quasi dei personaggi di novelle, di proverbi. La lingua usata è una mescolanza linguistica,
Ci sono, c'è la parlata toscana, dialettale, ricca di termini e modi di dire vivacissimo, ma anche termini latini, scientifici, filosofici e letterari. A Ferrara invece c'è un clima completamente diverso, c'è un mondo feudale padano diverso dal borghese fiorentino. Gli Estensi avevano sviluppato un tipo di politica culturale che esaltava l'idea della cortesia, per cui si creò un gusto cavalleresco cortigiano che era molto più raffinato della tradizione dei Cantari invece in cui si inseriva Pulci. Il conte Matteo Maria Boiardo nasce nel 1441 a Scandiano, vicino a Reggio Emilia. La sua produzione giovanile è in latino, o quella della maturità è in volgare, come per esempio l'Amorum Libri Tres per Antonia Caprara, che ha un impianto petrarchesco. Nel 476 si trasferisce a Ferrara come compagno del duca Ercole d'Este, successivamente governa Modena e Reggio, muore appunto a Reggio Emilia nel 494, lasciando incompleto l'Orlando innamorato. La composizione dell'Orlando innamorato inizia nel 476. Nel 483, quindi un anno prima della morte, vengono pubblicati i primi due libri, 60 canti in totale. L'ultimo libro viene interrotto al nono canto. E poco dopo il poeta morì, lasciando anche un appunto, una lettera in cui dice che interrompe il poema a causa dell'arrivo in Italia del re francese Carlo VIII, che segnerà poi l'inizio della crisi italiana. Boiardo fonde i due cicli cavallereschi, quello carolingio e quello arturiano, e dal mondo dell'epoca carolingia viene proprio questa forza dell'amore che dà vita ad una serie di avventure. Quando appare Angelica, la figlia del re di Cina, scatena il desiderio, l'amore di tutti i cavalieri, chiunque la vede si innamora di lei e si apre un conflitto tra Rinaldo e Orlando. Alla fine Carlo Magno li separa perché li vuole con sé entrambi nello stesso schieramento nel suo esercito e promette anzi di dare la fanciulla a colui che combatterà da cavaliere contro i saraceni. Qui poi si interrompe la narrazione che verrà ripresa da Ariosto nell'Orlando Furioso. Le tematiche principali sono quattro. Innanzitutto la superiorità del mondo cavalleresco bretone su quello carolingio, poi l'amore, la nostalgia per il mondo cavalleresco medievale e la volontà di dilettare il pubblico e un intento encomiastico verso la casa d'Este. Al centro dell'opera quindi ci sta l'amore e le armi, che rappresentano proprio la visione rinascimentale della vita. I valori prevalenti sono la lealtà, la cortesia, valori che sono ancora praticabili nel suo presente. A questo si aggiungono anche i valori dell'individualismo, quindi l'affermazione di sé e la conquista della gloria e della fama. Molto presente anche l'elemento magico, ad esempio, c'è cioè questa fontana dell'amore e del disamore, fontane differenti a cui bevono in momenti diversi Rinaldo e Angelica, per cui non sono mai innamorati l'uno dell'altro nello stesso momento. La sua lingua è lontana dalle rigide codificazioni classiche della letteratura cinquecentesca. Sono presenti degli elementi di novità. Innanzitutto nuovi personaggi, Rodomonte, Ruggero, Angelica. Angelica soprattutto è una donna molto concreta e lontanissima dalle figure angelicate che abbiamo visto nello Stennovo, ma anche parzialmente in Petrarca. I personaggi sono rinnovati, Orlando e Rinaldo. Orlando, delineato come innamorato, è già una novità rispetto alla materia carolingia. Usa materia e tecnica dell'epica cavalleresca medievale, ma le rinnova. E apre quindi la strada al nuovo modello di poema cavalleresco che sarà poi perfezionato da Ariosto. E soprattutto il pubblico è diverso da quello dei Cantari. Qui c'è la corte di Ferrara, un pubblico più signorile, più raffinato, e non più il pubblico in piazza, un pubblico molto più semplice.